Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuto in questo nuovo episodio di Shop e Keep. Oh, siamo arrivati in primavera? Mi sa di sì. È una vita che non lo tocco, ma diciamo che per ora è tutto a posto, quindi chiudo, per fortuna chiudo sempre la partita con tutte le cose a posto, quindi non dovrebbero esserci problemi con le scorte. Ok, sì, questa era l'area nuova che avevo aperto, che avevamo sbloccato. Sì, qua non c'erano gli oggetti in vendita, ma nessuno li vuole. Chicken wing, candles. Abbiamo visto che quelli grigi non interessano, eh. Questi sono bianchi, sono più interessanti. Arriva la gente, pian pianino. Se tu guardiamo con K, cioè con i K quante cose possiamo fare? Missione, va? Ah, non abbiamo missioni, dobbiamo fare una missione. Ah no, ok, questa è la missione, dobbiamo vendere uno di tutto questo. Mi sa, eh? Guardiamo. Sì, è questa missione qua. Che ci sblocca la statua. A 109 punti abbiamo, che sono un discreto numero. Ah, ma noi ne vogliamo 120 per sbloccare gli altri oggetti, sì. Ah no, questa anche l'abbiamo già sbloccata. Anti-zap, Thief Barrier. Ok, che 150 comunque. Sì, e queste va a fare più avanti. Per l'alchimia e il resto. 400. Io direi che la priorità è finire di sbloccare almeno il tier 1 per tutti. Ah, si esce dalla finestra allora. Eh sì. Ok, abbiamo avuto dei guanti da mago. Dell'erba e dell'altra erba. No, un'erba e basta. L'altro cosa ho comprato? Niente, forse. Mi sa di no. Ok, due robe. Buondì, Sean Potter. Che è arrivato con dell'erba in mano anche l'altro. Sì, Rogue, spero che comprino la roba di... Ehi. Ehi. Dov'è che era? Dammi qua. Ah già che siamo in primavera, quindi iniziamo a vendere la Wild Growth Potion. O quella dei guanti da mago, potrebbe avere degli oggetti in vendita forse per noi. Chiudiamole. No, F. No. Ma già almeno come è strutturato male, con esco e non esci. Ma cosa... Aveva già un arco l'ha comprato oggi? Scusi, no. Ce l'aveva già. Ah, li vendo io quegli archi, vero? Sono qua tipo, no? Sì. Archery bow. Ehi, signorina. Incredibile che io camminando vado più veloce di loro che corrono. Per fortuna, altrimenti sarebbe stato tutto molto più difficile. Allora, eliminiamo sto cadavere dai mezzo ai piedi. Oh, stiamo vendendo un po' di roba, eh?
Compro fungo. Ruba, lo sapevo. Secondo me lo sentivo, eh. Ma il problema è che il check del furto lo fa ad ogni oggetto, quindi più oggetti vanno a guardare più è probabile che rubino alla fin fine. Mannaggia, perché mi si è alzato così tanto il volume? Ma quanti cavoli di spalle ha, scusa, sto tizio? Beh, ok. Ne aveva una semplice, ne ha preso una due. Stiamo finendo le spade. C'è un po' di ordini. Allora, uno, uno, un, due, tre, un, due, un, due, tre. Credo che abbia finito i guanti da mago. Non me ne ero neanche accorto. 2, 2, 4, 2, 2, 10, 2, 0, 1. 1. Hanno comprato l'altra roba, mentre ma guarderemo poi che cosa manca. Mannaggia, l'erba oggi sta andando alla grande. Niente là. Dai, ordine. Quanti K abbiamo tra l'altro? 112, ancora 8. Sword va di là. I pantaloni vanno qua. La pietra va qua. Allora, cerchiamo di buttare un occhio anche a chi sta rubando cosa. Ok, vai con questo, poi dovremmo fare un altro ordine, perché ho visto che ho sparito altra roba nel mentre. No, hanno coperto di nuovo l'armatura, porca miseria. Come si è messi a questo invece? Stivali, guanti, cappuccio e... Oddio, come si è glitchata male. E spallaccila. Allora, vai... Mettiamo queste subito. Dovrei riprenderne altre però mi sa, perché vabbè, no, guanti ne abbiamo. E questi abbiamo bisogno di guanti. Leather chest, di nuovo. Abbiamo bisogno di nuovo di... Quante? 4 leather chest. Dov'è qua? Vai. Un'altra! Vabbè, ormai ho fatto l'olio. Stanno sparendo con il pane. Forse avrei bisogno di sbloccare gli oggettini là che mi ordinano le cose in automatico, perché se no qua c'è da impazzire con gli ordini. Prendiamo sto ordine e lo posizioniamo. Allora, i guanti dov'è che erano? Qua. La spadina è qua. La cintura è qua. Questi fanno qua. Oppure lo zapper, perché non riesco a stare dietro tutti sti clienti adesso, eh. Più che altro ho troppi oggetti per i clienti che ho adesso. Ehi, t'ho vista.
Dammi sti guanti, va. Mannaggia che schifo il pavimento. Wild growth, stanno vedendo un sacco di wild growth. Allora, papapero. Health e wild growth. Allora, health. Okay. Un'altra leather chest e un plate belt. Un'altra leather chest. Per plate belt. Mushroom, va bene, non è un problema. 4. Vai. Mi sa che uno è scappato appena adesso, eh? Non lo saprò mai, mi sa. Intanto puliamo qua sto scheletro. È già sera, mannaggia, uno non riesce neanche a rendersi conto di cosa sta succedendo, che è già finita la giornata. C'è l'ordine dietro, nel retro bottega. Allora, papero. La pozione della vita, i pantaloni qua. No, la cintura andava qua. Ok, aspetto a ricomprare perché tanto qua c'è... C'è quasi, quasi finito, 3 minuti e chiudiamo, quindi... non ho niente. Ah, stavo cercando i leather boots, ottimo, così li rimetto a posto e non ne ho più in sovrabbondanza. Un giorno lei, niente, cerco un wooden shield. Mushroom. Però usassi il grinder effettivamente potrei macellare via i cadaveri dei tizi, se non sbaglio, eh? Però costa 150. Quanto costava quella che fare là? 150, sì. Basic wand, ok, mushroom, ok. Ma questi non mi interessano. Qua abbiamo 120, 120. Precostone, leather chest. 200, 150. Ma il fatto che in realtà il proteggermi dai ladri non è che mi serva più di tanto adesso, perché faccio soldi comunque, anche se ci sono i ladri. Il fatto di riuscire a stare dietro le cose, questi robottini forse potrei averne bisogno. Non so se provare a usare a sbloccare i robottini. Però mi sa che è la cosa migliore prima di sbloccare delle altre. Degli altri oggetti, perché sennò qua si impazzisce di brutto. No, qua nessuno ha comprato niente, ovvio. Ah, tu che sei. Niente. Tu? No. Tu? No. Ce lo mostro là, vero? Ah, no. Forse non l'offro. No. C'è l'altra schermata. Mi sa che ho sbagliato a guardare negli ultimi in cui ho controllato, eh. Non rubare. Ecco. O quelli che fanno il doppio acquisto, è super solito che capiti. No, no, niente. Moby Red Nose. No. Nulla.
Oh, il signore qua che arriva con una bella spada. Ah, Inanimate Carbon Road, va bene, schifezza. Vabbè, finito le bacchette. Vabbè, tanto 5 secondi e chiudiamo. Riesci a comprare? Bello. Dai, muoviti. E niente. E niente, addio, è stato piacere. Allora, facciamo l'ordine di fine giornata. Abbiamo bisogno di 2, 1. 1, 2, 3, 4. Una sword. Guanti non ne abbiamo venduti in tutto il giorno. Elmi 2, guanti 2. Una di queste mi serve, 2, 2, ok, boots 9, plate boots 2, mushroom adesso devo vedere, two-handed sword, una, leather hood 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, plate belt anche va bene. 3, vai. Adesso andiamo a contare cosa dobbiamo seminare. Allora abbiamo qua 3, 6 e 1, 7 funghi. 3 e 1, 4 bit. E 3 e 3, 6 di weed. Ah no, ups, ups, ups. Allora ho bisogno di una roba, ho bisogno della banana del mio amico Charlie. Charlie l'unicorno. Segniamo un po'. Allora, sono 7 più. Ma è. No, non posso vederla. 7 più. Undici e 2. 13. Poi ho. Di bit sono 3, 4 e 4. 4, 4, 8. E di weed sono 3, 6 e 3, 9, 1, 10. 10 weed. Quindi facciamo un ordine di 10 weed. Bit abbiamo detto 8. Qua di mushroom ne vogliamo 13 invece e di bit 8, no? Ok, vai. Intanto prendiamo quest'ordine qua e lo andiamo a piazzare. Vai, scudo. Ah, c'è un suono per l'ordine che arriva. Prima volta che lo sento. Ah, ma forse siamo saliti di livello. Forse era quello quel suono. Non mi ricordavo che ci fosse, sinceramente. Questa la mettiamo qua. La leather belt va qua. Qua. E questo. Ok. Sono lavori dell'ordinaria amministrazione alla fin fine. Quindi diciamo che possiamo anche concludere l'episodio qua salutandoci e ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se non, per caso non l'avete ancora fatto, lasciate un commento qua sotto. Ciao a tutti e buona giornata.